Ciao, sono Oli, vengo da Belluno, ho 25 anni, porto il mio brano Smalto e Tinta sul palco di Sanremo, giovani, sono felicissimo di essere qui. Smalto e Tinta è un brano che nasce a febbraio dell'anno scorso più o meno ed è un inno all'amore, diciamo, no? È veramente una voglia di manifestare l'amore in tutte le sue sfumature, non senza pregiudizi, senza bisogno di precludersi delle cose, quindi uomo, donna, nero, bianco, non importa, deve essere l'amore, alla fine secondo me è la cosa che unisce tutti e penso che odiare, soprattutto ad oggi dopo tutto quello che abbiamo vissuto, ma in generale odiare sia veramente solo una perdita di tempo, quindi l'amore spero sia quello che sia il motore che porti avanti tutti in generale, questo popolo che secondo me nell'ultimo tempo un po' sta peccando, no? Di bene nei confronti degli altri, soprattutto sono contento di essere qui perché voglio veramente essere rappresentazione, un'altra rappresentazione, non mi sto inventando niente, però voglio veramente sottolineare il fatto che nel 2021 vietarsi delle cose, come tra cui ad esempio banalmente vietare ad un uomo magari di indossare una minigonna che non è altro che un pezzo di stoffa, penso sia veramente ridicolo, come tanto quanto è ridicolo applaudire la bocciatura di DL Zan in una sala di deputati. E cosa rappresenterebbe per te fare parte dei big del Festival di Sanremo? Oddio, anche solo il pensiero è una cosa incredibile. Per me, vabbè, essere parte dei big sarebbe prima di tutto un sogno incredibile. La prima cosa, ti devo dire, il primo pensiero che mi viene in mente sinceramente sono i miei nonni, che per quanto ne parlavo prima, no? Per quanto magari tu possa dire a chiunque ho fatto 1 milione di streaming su Spotify, tu lo dici ai tuoi nonni e ti dicono ah, dai, sono contenta. Però capito, dire anche a mia nonna, che è stata la prima persona che ho chiamato, no? Dirle questa cosa, dire nonna, sono, mi hanno preso alla fine Sanremo, cioè mi vedi in televisione su Rai 1, capito, per me. E io ho un po' questa cosa perché diciamo ho sempre avuto il timore. Io sono cresciuto con i miei nonni e loro sono quelli che si sono spesi di più per farmi fare ed essere quello che volevano. E quindi ho sempre avuto un po' il timore che magari, purtroppo, prima che, cioè, magari morissero prima che potessero vedermi fare qualcosa, no? Già fare, cioè, questa cosa, che mi vedano in televisione, per me è una roba pazzesca, sono contentissimo ovviamente, per me mi si riempie il cuore, non so dirti. Io ovviamente quando me l'hanno detto stavo piangendo in ginocchio, ho chiamato mia madre, i miei nonni, vabbè. Pazzesco, ovviamente essere nei big sarebbe una cosa all'ennesima potenza, per non parlare appunto di quello che potrebbe venire dopo, no? E a proposito di nonni, quel giubbotto infatti so che ha un valore, sì, affettivo. Io ho sempre l'armonica con me, che questa me l'ha regalata mio nonno, è stato il primo strumento musicale effettivamente che mi è stato regalato. E è un'armonica che non ha senso, nel senso che non funziona così, però mio nonno la suonava e me l'ha data quando ero piccolissimo, perché magari in mezzo ovviamente alle titubanze che giustamente magari anche mia madre, i genitori possono avere di fronte all'idea che un figlio voglia fare musica, i miei nonni mi hanno sempre detto ma senti, ma noi siamo del 36, no? Magari, cioè, quindi 30, 36, 30, 40, noi abbiamo visto la guerra, no? Abbiamo vissuto la guerra, abbiamo vissuto l'andare in Francia, lo scappare in Francia, abbiamo vissuto le cose quelle vere. Ma secondo te mettere lo smalto, oppure tatuarsi, oppure non so, tentare la carriera da cantante è così difficile? Cioè è quella la cosa brutta? Sono queste le cose brutte? Allora io ho imparato veramente nella vita a vivere un po' con il focus indietro, no? Cioè quindi guardare un po' la totalità delle cose. E io penso che appunto questo strumento, come anche la giacca che ho addosso, che è la giacca di mio zio che è venuto a mancare, che per me è stato come un padre, sia comunque veramente la rappresentazione del bene che viene insegnato, dell'amore che viene insegnato, che va insegnato e che si debba assolutamente smettere nel 2021 di passare la propria vita a guardare gli altri e a sperare il male degli altri, che non porta da nessuna parte. Sul palco dell'Ariston con chi ti piacerebbe duettare? Oddio, domanda incredibile. Oddio, allora io provo una grande stima artistica per Biagio Antonacci. Ovviamente a parte il successo che è indiscutibile che ha avuto, la mia stima arriva dal suo percorso, no? È una persona che fino a 30 anni ha lavorato, ha fatto il muratore, sa cos'è il lavoro, sa cosa vuol dire arrivare e guadagnarsi un successo e quindi poi arrivare a 30 anni, avere la svolta musicale, però magari essere arrivati al top, però rimanere con l'umiltà. Infatti io Biagio la prima volta l'ho conosciuto nel peggior bar di Bologna, capito, a bere un caffè, ed è una persona che ti ascolta, è una persona che e io ti dico, poi nel momento in cui riesco a empatizzare così tanto con una persona e provarne stima artistica, ovviamente anche dal punto di vista musicale, tutto quanto,
per me è inevitabile che magari il pensiero vada lì. Poi ovviamente ci sono tantissimi artisti anche attuali che stimo. Quando hai capito che la musica sarebbe stata la tua scelta di vita? Allora, oddio, non l'ho mai capito, nel senso che io sono, come appunto dice il punto di domanda nel mio nome, no? Sono molto curioso ma molto incerto allo stesso tempo, quindi nel momento, la musica è incertezza pura, no? Nel senso che soprattutto il percorso è un continuo, ce la farò? Sto facendo la cosa giusta? Ma ha senso quello che sto facendo? Quindi è una cosa che poi a un certo punto della mia vita magari tanti appunto intraprendono, non so, faccio sempre questo paragone, no? I pugili a un certo punto per sfogare proprio la propria rabbia o qualsiasi sentimento, insomma, lo sfogano su un sacco da box. Io a un certo punto mi sono trovato a scrivere, a musicare i miei pensieri, no? E da lì non ho più smesso e eccoci qua. Descrivi la tua musica in un tweet. Siate liberi di essere chi volete essere e siate sinceri sempre. C'è un brano della storia della musica che avresti voluto scrivere o interpretare? Però Gino Paoli. Beh. Lo so, cioè io vedi, non è che c'ho sta cultura nonno, no? Nonna. Però Gino Paoli per me è la persona, forse l'unica, l'unico autore nel quale mi ci rivedo nel modo di scrivere, nella sensibilità di. Poi magari avere la. Oddio, forse ho detto sono stato blasfemo, però cioè, mi sento capito, no? Nella sensibilità di Gino Paoli, che ha scritto delle cose incredibili. Vabbè, c'era in una stanza, se ti devo dire un pezzo che è classicone, però è il pezzo che mi ha accompagnato e mi accompagna ad oggi, e non so, le melodie, le parole, la scelta delle parole sono una culla per me veramente. Grazie. Grazie a te. E bocca al lupo. Grazie.